Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G ed oggi parliamo di un case mandatomi da Be Quiet, il Silent Base 802. Case di qualità premium che ha un bel po' di feature interessanti e che, lo dico, ve lo dico dopo, è una cosa molto molto importante. Prima di cominciare con la ciccia vera del video, vi informo che il 19 luglio, quindi a breve, la settimana prossima, saranno disponibili le Silent Wing 4, nuove ventole di Be Quiet che sinceramente mi hanno decisamente sorpreso per qualità estetica e per prestazioni promesse. Oltre alla versione normale, vi mostrerò anche la versione Pro, non in un video dedicato alle performance, ma vi farò vedere un unboxing di questi gioiellini e andremo a vedere le caratteristiche fisiche che le differenziano. Come si fa la recensione di un case? Un case per PC è semplicemente una scatola in cui i componenti che avete acquistato devono stare e non si devono muovere alla fine. Questo è ciò che credevo fino a poco tempo fa, fino a quando non ho cominciato a smontare PC, rimontare PC con una certa frequenza, perché sono 2 anni che praticamente mi sto cimentando nel fare il tech tuber, quindi le mani nel case io ce le devo mettere per forza. Sapete precisamente anche dalla serie del doppio PC in un solo case quanto io amassi il mio PCO11 Dynamic di Lian Li e il mio Fantex Ento 719, e al momento quel PC non è qui. Perché? Perché ho trovato il mio nuovo case preferito. Quando fai una recensione, o almeno questo è il metodo che utilizzo io, tendenzialmente si dovrebbero evidenziare le cose positive del prodotto che andate a recensire, le cose negative sempre dello stesso prodotto, poi fate un pochettino un bilancio e decidete se le cose positive vanno a superare le cose negative e quindi se vale la pena acquistare questo prodotto o consigliarlo comunque ad amici, al pubblico e comunque a chi volete voi. Ecco, sinceramente parlando, io non ho trovato difetti nel Silent Base 802. Attenzione, ci tengo a precisare che sì, il case mi è stato mandato da Be Quiet e non mi è stato detto assolutamente di dire nulla nello specifico. Mi è stato chiesto di fare una recensione sincera. Io credo di aver trovato il miglior case che abbia mai avuto. Partiamo dalla qualità costruttiva. Il case è fatto in alluminio, è fatto in plastica e il tutto sembra estremamente premium, a partire dall'aspetto, a partire dalla verniciatura del case, fino ad arrivare alla possibilità di essere modulare. Sì, perché voi potete anche montare un PC in posizione invertita, quindi a testa in giù, in questo case, cosa che non ho fatto perché sinceramente non ne avevo la voglia e non ne avevo la necessità, o al meglio adesso non ce l'ho, può darsi che più avanti mi venga sta voglia. Ma la cosa che mi ha sorpreso di più di questo case è che, sebbene non sia enorme, c'entra davvero un sacco di roba all'interno. Stiamo parlando di compatibilità con tutti i formati di schede madri, a partire dall'Extended ATX alle Mini TX, e stiamo parlando di dissipatori ad aria che possono arrivare anche a 18 cm d'altezza e vengono montati senza problemi. Per farvi capire, io al momento all'interno del case ho montato un Darkrock Pro 4 e non c'è assolutamente il minimo problema con il pannello in vetro laterale. La dotazione del case poi è davvero molto buona, perché abbiamo 3 ventole Silent Wing 2 da 140 mm montate all'interno, abbiamo un doppio slot di espansione per quanto riguarda SSD e hard disk, e oltretutto nella scatola ve ne esce un terzo che voi potete montare lateralmente, così da poterlo collegare molto semplicemente alla scheda madre. Nella parte frontale, nella parte superiore del case, potete montare 3 ventole da 120 o 140 mm. Sulla parte che va a coprire lo shroud dell'alimentatore potete montare anche lì una ventola da 120 o da 140. Lì semplicemente, se volete un po' più di airflow magari per la vostra scheda video, e tra virgolette potete montare al suo interno praticamente qualsiasi tipo di scheda video presente sul mercato. Non avrete assolutamente problemi di clearance, cioè
la scheda video non va decisamente a toccare le ventole che sono sul fronte. Parlando di ventole, il case è equipaggiato con un comodissimo hub nella parte posteriore, al quale potete collegare le ventole presenti nel vostro sistema e potete controllarle tramite il pannello frontale del case, perché c'è una levetta che vi dà le varie velocità delle ventole 1, 2, 3 oppure PWM, in modo tale da lasciare il controllo della velocità direttamente al sistema, creando una curva comunque di temperatura. C'è poi tutto ciò che ci serve: jack per microfono, jack per audio, porta USB-C e due porte USB 3.2, tasto di reset e poi LED, quello classico che troviamo su tutti quanti i case. Per quanto riguarda i radiatori, se possiamo mettere tre ventole da 120 o 140 mm nel front e nel top, i radiatori si comporteranno di conseguenza, cioè questo case riesce a supportare radiatori fino a 420 mm. Il che, capite bene che un case che è potenzialmente inudibile, che non lascia passare troppo suono e ha di una certa capacità dissipante data la sua modularità, è davvero una perla per quanto riguarda questo tipo di componenti. Specialmente se poi andiamo a pensare che questo case fondamentalmente ha due configurazioni, una diciamo silent e una airflow. Adesso vi faccio capire meglio. Di default il case ha praticamente una parte frontale solida e una parte superiore solida, e voi direte: sì, ok, ma qual è il vantaggio dell'avere queste parti solide, perché non ci sono buchi per far passare aria, e che all'interno c'è del materiale fonoassorbente estremamente spesso, e credetemi, i suoni sono davvero tanto attutiti che io le prime volte che ho acceso il PC con questa configurazione facevo fatica a capire se le ventole stessero girando o meno. Dato che però siamo in estate, la parte frontale e la parte superiore del case sono state equipaggiate con della mesh, cioè un filtro antipolvere nella parte superiore che, vedete, non è solido, è bucherellato, cosa che sinceramente parlando non trovo assolutamente sensata al giorno d'oggi. Questo perché sto facendo il perfezionista, ma perché in un prodotto del genere uno davvero deve andare a trovare il pelo nell'uovo. Al giorno d'oggi è davvero molto difficile trovare qualcuno che utilizzi la parte superiore del case per prendere aria da fuori e tirarla dentro. Quindi è pressoché inutile mettere un filtro antipolvere, magari, non lo so, avendo questa concezione si potrebbe creare qualcosina di nuovo, un design particolare, ma i produttori dei case sanno quello che fanno, quindi ok, posso capirlo. Anche la parte frontale del case è a mesh, è bucherellata e permette un flusso d'aria migliore in confronto ovviamente alla parte solida. Questo potrebbe farvi pensare che però il case si riempia di polvere con, sapete, un airflow abbastanza pronunciato, ma no, sia la parte inferiore che la parte frontale sono equipaggiate con dei comodissimi filtri antipolvere magnetici o comunque estraibili che possono essere puliti in 4.4.7. Perché 4.4.7? Perché è più veloce di 4.4.8. Per quanto riguarda l'assemblaggio, c'è una cosa che mi fa impazzire, letteralmente mi manda fuori di melone in questo case, e cioè la parte superiore dove devono passare i cavi, quindi che fanno il giro da dietro, e la parte inferiore non sono fatte di metallo affilato, perché a me molte volte è capitato di passare il dito su case, comunque nella parte superiore interna del case, e di sentire praticamente che cominciassero a tagliare la pelle del dito. Qui le parti in metallo sono stondate, che potrebbe sembrare una stupidaggine, ma è un grande occhio al dettaglio. Ci sono ovviamente i buchi nel case ricoperti dei grommiti in gomma, sicuramente, però vedere questo tocco di stile in un case di questa portata è qualcosa che veramente ci fa capire quanto ci sia amore per il dettaglio e quanto questo case sia rifinito. E questo si era già capito anche col sistema di apertura delle paratie laterali, cioè ci basta un bottone senza delle viti che siano scomode da avvitare o svitare, perché sapete, se siete come me e aprite il case un giorno sì e l'altro pure, non volete stare lì col cacciavite, o lasciate totalmente il pannello laterale aperto e quindi entra un sacco di polvere, o comunque volete una soluzione veloce
per l'apertura e la chiusura del pannello laterale. Diciamo che fino ad ora il case è stato testato semplicemente con il mio PC da streaming. Infatti all'interno c'è un Ryzen 5 5700G, una scheda d'acquisizione 16 GB di RAM, due SSD NVMe M.2 e come dissipatore, come ho già detto prima, un Darkrock Pro 4. Per adesso si comporta decisamente bene, ma aspettatevi qualche test per quanto riguarda l'airflow anche più avanti, perché come ho detto proveremo delle Silent Wing 4 Pro all'interno di questo case e vedremo quanto effettivamente queste ventole e questo case si prestano a creare un buon airflow per i vostri componenti. Io non so davvero cosa dire, il formato mid tower mi è sempre piaciuto, io preferisco anche i case un po' più grandi, ma questo Silent Base 802, soprattutto in colorazione bianca, per cui ringrazio Be Quiet per avermelo mandato in colorazione bianca, io adoro i case bianchi, è un prodotto che per me personalmente non ha difetti. Se proprio vogliamo essere puntigliosi al massimo, la copertura nella parte superiore dell'alimentatore magari è in plastica, quindi quando l'andate ad incastrare fa dei rumorini che non sono proprio belli, il classico tac della plastica. Però vi ripeto, sto veramente cercando il pelo nell'uovo, perché questo case è qualcosa di spettacolare sia dal punto di vista estetico, dal punto di vista dell'airflow, dal punto di vista dell'assemblaggio, che ovviamente è dove praticamente andrete a perdere più tempo, dal punto di vista soprattutto della modularità del montaggio di supporti di memoria, è qualcosa di spettacolare. Il design e le prestazioni si pagano sicuramente, stiamo parlando di un case che molte volte si trova sui 180 euro e qualche volta va anche in sconto. Ne vale la pena? Decisamente, perché potreste aver incontrato il vostro ultimo case, letteralmente. È qualcosa di spettacolare. Voi sapete, io ho sempre provato tanta ammirazione, tanta adorazione per il mio PCIe 11 Dynamic. Ma se fosse possibile avere un Silent Base 802 magari in colorazione nera o un altro in colorazione bianca per il mio PC principale, io lo metterei subito, praticamente butterei quest'altro case e il case di Be Quiet passerebbe a case mio preferito, punto. Non so se si era capito dalla recensione, ma il case passa il test con veramente il massimo dei voti. Vi ripeto, l'unica cosa che magari potrebbe darvi un po' fastidio è il fatto che lo shroud nella parte superiore dell'alimentatore ha le coperture in plastica, ma sinceramente parlando, a meno che voi non dobbiate stare lì a staccare e rimettere le coperture, non credo che sia un vero e proprio problema, anzi è veramente andare a cercare l'ago nel pagliaio, perché davvero non potrei proprio parlarne male. Fatemi sapere la vostra, io vi ringrazio per aver guardato la recensione del case, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e accendere la campanella. Cosa ne pensate del Silent Base 802? In descrizione c'è un link affiliato se volete acquistare questo case. Fidatevi, non sbagliate assolutamente, io lo sto provando ormai da un mesetto, c'ho il mio PC da streaming lì dentro e praticamente è qui vicino a me, e ogni tanto, ve l'ho detto, io devo guardare all'interno del case per capire se il PC si accende. Il PC è acceso, è semplicemente il case ad essere estremamente silenzioso e a non far veramente trasparire il minimo suono, almeno in questa configurazione sono convinto, con una scheda video e con un dissipatore molto più rumoroso qualcosina si sentirà, ma non così tanto, per cui nulla, io ho veramente incontrato il mio nuovo case preferito. Va bene, ci vediamo un prossimo video ragazzi. Vi ricordo che la settimana prossima ci saranno dei contenuti sulle nuovissime ventole di Be Quiet, quindi mi raccomando, non mancate. Grazie ancora dell'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao!